Ecco, io praticamente ogni sera vengo in questo punto di casa mia a raccogliere queste cose nere che immagino voi conosciate. Ecco, metti a fuoco, che sono le more, perché ha un rovo che si sta lentamente arrampicando sul pero, che questo che vedete dietro è il pero. Le stavo raccogliendo quando ho visto una cosa molto interessante, cioè queste due cosine verdi qui. Le riconoscete? Ne ho già parlato. Trattasi di Nezzara viridula, e nella fattispecie c'è un adulto e una neanide, che è nell'ultima fase della sua fase di neanide. Dopo questa fase diventerà molto probabilmente adulta, dopo con la prossima muta. E quindi stanno qua, probabilmente si mangiano anche qualche mora, ma non credo. Ce ne sono tante di more. Ce ne sono qui sopra. Più sotto ce ne sono altre. E un po' alla volta si maturano. Senza trascurare la parte antica del rovo, cioè dove è stato piantato, che non era sul pero ma era un po' più a lato. Vedete? Era qui. Questa è la partenza e poi si è espanso e è arrivato al pero. Quindi per la serie La casa del verde ecco aggiungerò Nezzara viridula, che adesso è andata dall'altra parte della foglia perché è una brutta bastarda. Ecco, adesso raccoglierò le more che risultano pronte e me le mangerò. Alcune more però, come vedete, sono dall'altra parte del campo davanti a casa mia. Alcune more però devo prendere da questa parte, perché dalla parte di casa mia non riuscivo proprio a ghermirle. Cioè, vediamo se ce ne sono di pronte da questa parte, perché ah, qua ce n'è qualcuna di pronta, dai. Non ho fatto un viaggio per niente. Queste sono quelle che ho trovato da parte di casa mia. E ce ne sono ancora. Cioè, ce ne sono ancora di quasi pronte, ma quelle le prenderò domani, magari. Procedo. Ho capito che Nezzara viridula, oltre al pomodoro, ama anche il rovo. Maledetta, è andata sotto, però qui ce ne sono altre. Sempre un adulto e un giovane. Ciao a tutti, verdastri.